Sostenere questo libro è un'azione di welfare della Regione Lombardia, quanto affermato dal governatore lombardo Roberto Maroni in occasione della presentazione del libro di Don Mazzi intitolato L'abecedario dello sportivo, il servizio. È un bellissimo libro di cui consiglio l'acquisto e la lettura, fatto da Antonio Mazzi, pieno di saggezza, di vita, non solo per lo sport, di buoni consigli. E poi l'acquisto finanzia attività di bene e quindi va fatto. La Regione Lombardia lo sosterrà, come sostiene l'azione di Don Antonio, perché sono le iniziative giuste a sostegno delle persone che soffrono e che hanno bisogno di aiuto. E questa è un'iniziativa lodevolissima. Gli ho fatto i complimenti perché oltre alle battaglie che fa quotidiane trova anche il tempo di scrivere un libro. È veramente un personaggio straordinario. Intanto, essendo cambiato molto il fenomeno delle tossicodipendenze ed essendoci ormai dipendenze multiple e soprattutto essendo l'adolescenza il periodo più a rischio, sto cercando di fare dei centri giovanili soprattutto rivolti agli adolescenti, e i quattro soldi che ricaverò da questo libro, che nel quale ho messo dentro un po' la mia pazzia, un po' quel poco di fede che ho, ma soprattutto il grande amore per i giovani, con questo libro cercherò di finanziare un centro che c'è già sul Lago di Garda, che raccoglie ormai tra dentro e fuori 1500 ragazzi che fanno attività sportive, un centro a Roma che ha circa 800 ragazzi dove lavoriamo con la musica, gli adolescenti, un centro nella Locride, perché anche lo crede, e poi se riesco a Verona, perché è la mia città e siccome Verona è una città problematica, anche lì tutti rivolti agli adolescenti, soprattutto dai 13 ai 16 anni, che è l'adolescenza più esplosiva, più difficile e nella quale i nostri ragazzi cascano, soprattutto i migliori potrebbero cadere. Allora tutta sta roba va bene, ringraziando anche questa serata straordinaria che non mi aspettavo, e l'appoggio del Presidente, spero di lanciare messaggi ai genitori a dire non spaventatevi che ci siamo. La regola sportiva che vale di più per la vita, che insegna di più per la vita, che sta alla base anche di questo abecedario. Ci sono delle regole sportive che sono che si può vincere e si può perdere, che da soli non si vince mai, che ci devono essere delle regole che vanno rispettate, e che anche ogni vittoria esige capacità di soffrire, capacità di sudare. Noi invece abbiamo insegnato ai nostri figli che si può vincere senza sudare e che si può vivere senza sudare, che è il più grave errore che abbiamo fatto. Credo che se i genitori, gli insegnanti e gli allenatori insegnano questo, credo che dallo sport possiamo, come ha fatto Don Bosco, possiamo partire dallo sport per arrivare alla vita. Questo è il mio obiettivo con questo libretto che ho fatto. Ci sono delle affermazioni che sono un inno proprio alla vita, alla gioia di vivere. Viva la vita, vivi la vita, vivi il pensamento. Le 10 regole anti-stress, queste le leggerò tutte le sere. Non fissatevi sui vostri difetti, questa è la prima per me. Se avete perso una battaglia, cercate subito di ricordarvi una guerra vinta. E questa sembra la fotografia, la sintesi della vita del politico, che tutti i giorni davanti a grandi piccole battaglie, non sempre si vincono, e quando si perde la battaglia uno si demoralizza, è una cosa umana, no? Se avete perso una battaglia, c'è anche subito di ricordarvi una guerra vinta. È un consiglio che io intendo seguire quotidianamente.